L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo, professore, buonasera, benvenuto. Eccolo. Eccolo. Dunque, stavamo commentando una decisione della Grecia che venderebbe il calendario. Molti dicono dal 4 in su si venderebbe anche il retto. No, non siamo ancora a questo punto, ma Atene mette all'asta l'Egeo in affitto 40 isole disabitate. Hanno ragione, sì, non è un'estrema ratio, no? Adesso io non so come si possa misurare la ricchezza dei privati, ma è evidente che lo Stato è un cattivo padrone e che se un'isola invece di essere dello Stato è abbandonata di un privato che la usa, non vedo la differenza. Cioè non... Il tema della proprietà del bene è un tema puramente simbolico e astratto e moralistico, perché il problema del bene non è la proprietà ma la coscienza. Cioè, se io ho coscienza del bene, non so, lei prende per esempio la più bella isola italiana, che è l'Isola Bella sul Lago Maggiore. Sì. L'Isola Bella di Principe Borromeo. È imparagonabile rispetto a Brera e rispetto agli altri musei che sono pubblici. È un museo aperto con giardini bellissimi. Stessa cosa si dica del Pol di Pezzoli, stessa cosa si dica del Museo Guggenheim. Cioè, il privato, talvolta, soprattutto se è un privato dotato, ha le stesse responsabilità morali, individuali e di coscienza rispetto al bene, per cui non è che esiste uno che possiede un capolavoro e lo sfregia, salvo che non abbia una follia, e quindi lo tiene come lo tiene un museo. Per di più utilizza soldi suoi, quindi io non riesco a capire, ogni volta che sento qualche deficiente paleomarxista che è contro la fondazione Brera, basta vedere che i principali musei italiani, quelli che funzionano meglio, sono privati. Il Guggenheim è vero. Privato e americano. È vero. Il Pezzoli è privato, non ho capito, la fondazione Magnani è privata, tutti i musei che funzionano, Palazzo Grassi è privato, e stiamo a menarcela con i musei pubblici che sono fatti di quattro scorregioni, i quali stanno lì a compiacersi del loro ruolo. Li potrei citare nome per nome, sapendone il livello mentale, ma hanno la supponenza del loro decoro di statali. Pronto? Sì, eccoci. Ah no, è un altro. Sì. Sì. Ciao, scusami per stasera, ma è scoppiata questa cosa dell'Arcoa. Avevamo i rappresentanti sindacali che sono saliti sulla torre e obiettivamente, visto che abbiamo dato notizia, dovevamo fare la scelta. Mi sembrava... veramente uno spezzatino. Mi sembrava un ottimo argomento finalmente, quindi facciamolo magari domani, perché Seppino è un argomento eterno. Ok, allora sempre il 7:15, comunque ci faccio chiamare dalla segreteria prima. L'idea che lo Stato, ecco ma ti spiego, il concetto è questo: lo Stato possiede un bene archeologico tra i più belli d'Italia, che è Seppino, e cosa fa? Ci mette le paleoliche. Quello non è uno Stato, è una merda, cioè i monti, tutti questi qua, sono delle zucche vuote. Perché se no mi cacciano dal TG Cosa. Ah no, una merda è un mio pensiero recondito. Se no mi cacciano. Va bene. Se tu mi metti davanti il Barbacetto, così dico merda a lui, se non posso. No, va bene. Con me poi c'è l'altro collega che ha seguito proprio l'inchiesta su questo, finto anche business, no? Perché poi... Ma cosa avete detto? Per riciclare un po' delinquenti comuni. Che invece produce energia inquinante. Ma cosa avete detto dell'ambasciatore americano ucciso? Cosa abbiamo detto? Rimpianto per Gheddafi, no? Con Gheddafi non sarebbe stato ucciso. Sì. Però io non potevo dirlo, se no ritorniamo al solito alla scuola che mi cacciano. Va bene. Ciao. Ci sentiamo domani, grazie Vittorio. Ciao. Questo era TGCon, che volevano intervistarmi sull'argomento affrontato ieri e oggi da Stella, che è Seppino, che è un luogo meraviglioso. Naturalmente lo Stato cosa fa? Lo Stato dà le concessioni insieme alla Regione per distruggere Seppino. Questo sarebbe lo Stato. Cioè, io quando qualcuno difende lo Stato, non come coscienza degli statali o dei funzionari che abbiano dignità, ma come applicazione del potere dello Stato, vedo un deficiente. Cioè, uno che si permette di discutere il privato perché lo Stato è meglio. Lo Stato è meglio, non è meglio da nessuna parte, tant'è vero che dove possiede una meraviglia vuole rovinarla, come il caso di Seppino. Quindi se, tornando a bomba, la Grecia vuole vendere le isole,
io qua il mio amico Razzetto che ne compra 4. Affittarle, le vuole affittare. Le vuole affittare, è meglio se le vendono. Le affittiamo per 100 anni, le affittiamo. Certo, certo. Dunque, invece, lei ha toccato un tema anticipandolo, vale a dire l'uccisione dell'ambasciatore americano in Libia. Ecco, appunto. Ecco, le volevo chiedere. Io ho sempre detto che deve essere così, un'altra zucca vuota, Berlusconi che lo ha seguito, la primavera araba, i ribelli. Gheddafi era una caricatura ed era tutto quello che abbiamo visto, ed era un dittatore come lo sono gli altri, né meglio né peggio di quelli che verranno dopo di lui, forse perfino meglio, perché aveva garantito per coscienza sporca e per senso di colpa di bloccare l'estremismo islamico. Quindi una cosa come quella che è avvenuta per un film a Bengasi come non sarebbe mai capitata. Quindi gli americani adesso, e spero che capiti sempre di più, cioè gli americani con le loro facce di merda, le loro bombe del cazzo, e i loro che hanno risolto la libertà, circuito la libertà in Libia, adesso si vedono l'ambasciatore ucciso. Ed è soltanto il primo. Perché poi tutto questo capiterà anche in Egitto, cioè l'avanzamento di questi musulmani affettuosi, e così gli americani saranno soddisfatti di aver liberato. Che poi adesso ci sarà l'intervento americano, poi ci sarà la reazione all'intervento americano, insomma si ricomincia tutta una storia di sangue in buona sostanza. Questa è la... No, a me per Gheddafi è dispiaciuto. Non perché avessi dei rapporti così di vaga amicizia. Perché era evidente che la sua funzione era una funzione di commissario dell'Occidente, cioè non c'era in Gheddafi l'ombra del fanatismo coranico, pur essendo uno che veniva poi a spiegare il Corano alle ragazze, era in grado di separare la religione dalla politica, mentre invece questi qua non lo sono, se legittimano. E così l'americano è stato ucciso. Ed è proprio l'ambasciatore americano, quindi come se avessero ucciso Obama. Oh, infatti, sì, è molto grave, è una cosa, politicamente parlando, è molto grave. Le chiedo una cosa, ritornando sempre sulla la vicenda di Matteo Renzi, lo so che lei non ha interesse, però... Matteo Renzi, sì, allora, io mi sono fatto un'idea, che è mia opinione, per carità. Dunque, ho la sensazione che questo Matteo Renzi, che frequenta l'America sempre più, sia diventato da parte degli americani un pretesto per affossare Veltroni, e mi spiego. Il Renzi potrebbe essere considerato in America un usegetta atto al tempo che ci vuole proprio per destituire completamente Walter Veltroni come referente della sinistra. E quindi il ragazzo... Non ho capito questo concetto che esprime lei. No. Veltroni è ancora vivo? No, sì, no, appunto, Veltroni è ancora vivo. Veltroni come se fosse... Gli americani neanche sappiano chi sia Veltroni. No, vabbè, no, adesso che neanche sappiano chi sia, voglio dire... No, ma già, è minoritario nel suo partito. È stato pure... come dire, sbeffeggiato da Renzi che appoggiava, cioè, non potrebbe essere stesso peggio, cioè Veltroni ha già una quota piccola del partito, sì. L'unico che appoggia Veltroni è Renzi, e Renzi dice vai a fare il romanziere, quindi non mi appunto, pare no, ma secondo me questo Renzi è secondo me non è pensabile, è una cosa del genere. No, ma nessun americano si preoccupa, non sono neanche che si chiamano gli americani non si preoccupano, ne frega niente. Però lo vogliono gli americani, ma non credo che... Cioè, quando uno della sinistra va al governo, diventa più filo americano di quelli della destra. Certo. Veltroni è un esempio, quindi non credo che gli americani abbiano qualcosa contro Veltroni. Poi Renzi è un fenomeno, come dire, giovanilistico. Cioè, questi partiti hanno al loro interno dei giovani, qualcuno meglio riuscito come Renzi, qualcuno peggio come Alfano. Sì. E vengono fuori, naturalmente Alfano non può ribellarsi all'autorità del padre, quindi non soltanto ha meno appeal di Renzi, ma deve essere sempre a obbedire al suo capo per ragioni che sono anche umanamente comprensibili, ma che certo non lo rendono interessante e autonomo. L'altro invece non solo è più spigliato, ma ha deciso come sua linea politica di cagare in testa a tutti. E questo lo farà vincere, che ha in testa ad Alema, a Bersani, a Fassino, che ormai è semimorto a Torino, e a Veltroni. Quindi meglio di così non può non vincere. Ma staremo a vedere. Berlusconi deve trovare uno che gli cacchi in testa, certo. Però d'accordo con lui. Io sarei perfetto. Cioè io sono a quello che deve trovare uno
che non ci riesce Alfano, perché appena si mette a cacare in testa Berlusconi, lo stronzo gli rimane indietro. Lui mette sotto il culo Berlusconi, lui comincia a cacare e lo sfintere non si apre. E allora? Fa delle scoreggine. E allora? Tra l'altro fa delle smorfiette, cioè che cattivo odore che mandi. Scusi, e si tira indietro. Ma questo è il dato plastico. Mentre invece Renzi è un buon cacatore, prende il si mette lì e mette nel vaso del cesso D'Alema e gli cacca in testa. Va bene. Peltroni gli cacca in testa. Peltroni gli cacca in testa. La Bindi le piscia pure. E allora? E così vince. Cioè, questa è perché gli americani. Addio. Cioè, lui rimane comunque, cioè, l'esponente della sinistra che vince, quello che cacca in testa la sinistra. L'esponente della destra che vince lo deve avere. Quello sarebbe un titano. Ci vorrebbe uno che avesse il coraggio di beffeggiare Berlusconi a suo vantaggio. Non c'è. Ma che io sono l'unico. Appunto, e che ha già fatto la mia frase, c'era già, è stata detta molti anni fa. Quando lui ai suoi deputati è arrivato trionfante, disse: cari colleghi, io vi devo dire che in questo Parlamento, con le commissioni, con l'attività così priva di ogni utilità, io ho un complesso di superiorità. Io gli ho risposto: caro Silvio, sono superiore senza complesso. Certo. Ci vuole uno così che gli dice. È ovvio. Allora quello può diventare il leader del cazzo di centrodestra. Certo. Infatti non sarà nessun altro che lui il leader, perché nessuno ha il coraggio di cagare in testa. Ovviamente. E invece Bersani e Renzi sono quasi d'accordo. Certo. Cioè Renzi certo. Scorreggia in tutti i modi. A questo punto, tac, cade uno stronzo su Bersani. No. I giovani sono fatti così, con filosofia. Quella che la prende peggio è la Bindi, perché non vuole, ma anche lui dice: sai come sono i giovani, lasciamoli fare. E scorreggiando, scorreggiando e cacando, Renzi sta diventando il leader. Quindi questo è gli americani, sono un cazzo di americani. Appunto. È un problema di stipsi, abbiamo capito, sì, abbiamo capito. Dunque, perché ogni volta che parlo, adesso vediamo cosa dirà di Amato. Prende uno, una volta di Veltroni, quella volta di Bersani, quella volta della Bindi. So che ci sia ancora da prendere. Rutelli non lo vede neanche. Beh, poverito. Rutelli, poverino, va sempre in motorino, quindi una volta non lo trova. Sì. E poi chi c'è? Basta. Poi Vendola, quando arriverà su Vendola sarà meraviglioso. Certo. Alla Toscana è buco. È buco. O Vendola, sei buco. Nel buco non c'è niente. Dunque, volevo chiederle, si è visto recentemente Berlusconi, ma non credo, perché lo danno in Kenya, poi lo davano in giro. Ecco. No, un po' che non lo vedo. Ecco, però lo sente? Però lo sente? Lo sento, sono contento. Tutto contento, non direi. No, ma non è che lui, il problema di Berlusconi non è vincere le elezioni, è la prossima, perché essendo un cristiano, ha interpretato due dei precetti sgarbiani. Essere egli un cattolico praticato, è praticabile, ed essere egli il, come dire, più sensibile interprete del precetto evangelico: ama la prossima tua come te stesso. È certo. Noi andiamo avanti su questa linea, cioè in tempi di parcondicio non è che puoi amare solo il prossimo, la prossima dove la lasci? Soprattutto. Quindi si avvia verso la prossima. La prossima, certo. E quindi ogni volta lui riemerge da questa prossima con delle nuotate e alza le braccia felice.